Come sempre, ogni sera dopo il TG sulla 7 va in onda 8 e mezzo e come sempre Lilli Gruber anima il dibattito portando in studio ospiti di rilievo nel panorama sociopolitico italiano. Peccato che ogni tanto, nonostante la sua vasta esperienza, incappi in qualche clamorosa gaffe. Nella puntata del 18 ottobre sono intervenuti Gianni Cooperlo, Andrea Scanzi e Claudio Cerasa e quando la conversazione è finita sulle donazioni FAI, la giornalista ha fatto un po' di confusione nel ricordare i numeri a cui fare delle piccole ma preziosissime offerte. È Selvaggia Lucarelli a portare alla luce la gaffe attraverso un tweet in cui leggiamo: Lilli Gruber ha detto, mandato un SMS per il FAI, potete donare da Renzi fissa immobile. Ripresasi dallo strafalcione in diretta, la conduttrice ha tentato di spiegare meglio a cosa fosse dovuto l'eloquente lapsus. Un attento spettatore ha spiegato che il lapsus è venuto fuori perché stava pensando all'ospite di domani, cioè Renzi. Per molti utenti, quella di Gruber nei confronti dell'ex premier è una vera e propria ossessione. Staremo a vedere se stasera la giornalista inciamperà di nuovo davanti al suo esimio ospite oppure riusciranno a commettere alcuna svista.